Quando ha cominciato a fare questo tipo di lavoro? Quando mi sono ritrovato in solitudine, insegnando al nord per colmare i fine settimana. Mi ricordai che i pastori, quando erano in alta quota, in solitudine, operavano sul legno per abbellirsi i bastoni. Da lì, siccome mi trovavo nell'alta Varesotto, quindi legno non ne mancava, cominciai a intagliare e subito con bellissima soddisfazione, perché ho avuto un sacco di collezionisti svizzeri che acquistavano. Ma al di là dell'acquisto, del guadagno, la cosa bella era l'apprezzamento che ricevevo. Dopo il primo anno che iniziai, mi sono documentato un po' con gli anziani pastori madoniti, i quali mi dissero, spesso usando poi i termini locali, per esempio quando si parlava di Crateus, poi io ho individuato, ma loro lo chiamavano azzoleno, al mio paese lo chiamiamo saguigio, quindi non individuavo l'essenza. Poi ho fatto una ricerca, insomma, e sì, e poi mi insegnarono pure questa cosa della fucchiatina. Poi mise in atto pure alcune cose apprese in tecnologia dell'architettura. Un vecchio professore mio diceva, che era appassionato di mastri d'ascia, diceva che il legno andava raccolto in stasi vegetativa con luna calante. Quindi mise in opera una serie di conoscenze e le applico tuttora per la raccolta. E quindi poi per l'intaglio, quando ho tempo, mi scendo a Palermo, dove vivo, e cerco di realizzare questi pezzi. Ma di fatto non ho un laboratorio. Il laboratorio è il terrazzo in estate, la cucina di mia moglie in inverno, anche perché, vabbè, facendo piccole opere si fanno solo trucioletti, per cui è facile raccoglierli. Se poi metto a intagliare cose più grosse, lo faccio in estate quando sono a Bonpietro, ho molto spazio, mi metto sotto un fico dove è ventilato e quindi... Torniamo alla tipologia di legno che viene utilizzato qua. I legni, sì, su consiglio di, appunto, dicevo, di questi pastori madoniti anziani, mi dicevano che il legno più duro è il sorbo. In realtà è molto duro da intagliare, specialmente se viene temprato prima, come si dice in siciliano, fuchiato, e diventa molto duro, tant'è che ai tempi ci facevano i ceppi dei macellai per tagliare la carne. È un legno durissimo. Poi ho saputo da un membro della commissione UNESCO che addirittura nel 500 usavano un altro legno, che è il bagolaro, il Celtis australis, però di fatto qui sulle Madonie non riesco a individuare cespugli o alberi, insomma, mi ispiro al mio vissuto. Io cerco di differenziare l'artigianato dall'arte, cioè, secondo me, quando un pezzo, qualsiasi pezzo sia, anche un pezzettino, una piccola scultura, quando comincia a diventare comunicativa e non è solo bella fino a se stesso, ma comincia a comunicare qualcosa che potrebbe essere anche un tuo pensiero sbagliato, per l'amor di Dio, lì comincia a diventare comunicativo, ed è lo stacco, secondo me, fra l'artigianato e l'arte. Non è che voglia definirmi artista, ma tento di farlo. E poi nel 2014 mi hanno insignito la commissione UNESCO, mi hanno scritto come tanti altri siciliani che fanno delle belle cose con le mani ancora, e mi hanno insignito, iscrivendomi nel libro dei tesori umani viventi dell'UNESCO, il registro rail, i beni immateriali, e quindi, come dire, mi sono sentito ancora più incentivato a lasciare prima che muoia quanti più pezzi